Eccoci, Teatro Metropolitan di Catania, siamo qui con Vincenzo Schettini, il prof della fisica che ci piace. Prof, ciao Lovini, ciao Lovini, tecnica della scuola. È al momento in tour con il suo tour La fisica che ci piace, la lezione show. Finalmente è riuscito a portare la fisica nei teatri, come sta andando? Benissimo, è una cosa stupenda, è bellissimo. Allora, cioè, immaginate una lezione e immaginatela in un teatro. Quindi è difficile adesso spiegarvi che caspita è successo, cosa abbiamo creato, perché veramente è un mostro di bellezza questa lezione, perché c'è la fisica naturalmente, cioè non si perde il gusto della lezione, uno. Non si perde il gusto del senso scolastico, ovvero della classe, due. Non si perde il gusto del messaggio e del contenuto per quanto riguarda la fisica e non si perde neanche quella dimensione mia di musicista, perché io voglio ricordarla questa cosa, è molto importante per me. Questo passaggio a teatro non è stato un passaggio così voluto, desiderato, senza un perché o senza una base. Io sono violinista, direttore di coro, dirigo un gruppo gospel, i Wanted Chorus, da 30 anni, quindi sono abituato ai teatri, ai palchi, così come all'aula scolastica. Quindi il passaggio al teatro è stato un voler mettere insieme quell'anima artistica e didattica, creando appunto questo meraviglioso spettacolo che ho scritto insieme a Paolo Ruffini, tra l'altro è regista e produttore della lezione show. Paolo, tra l'altro, è una persona molto molto in gamba che mi ha dato dei consigli bellissimi e vorrei ringraziarlo. Mua. Spesso la fisica e la matematica sono viste come delle materie noiose, magari un po' troppo serie. In quali momenti della sua carriera ha incontrato questo stereotipo magari? Allora, io quando facevo il liceo ho studiato matematica con una professoressa estremamente severa e rigorosa, però ti devo dire la verità, mi sono trovato bene. Cioè, non è stato il messaggio del rigore nella matematica, non è stato un messaggio per me negativo, anzi, esattamente positivo, perché lei era molto brava, cioè arrivava con le sue lezioni, era molto chiara, nonostante il rigore, quindi va bene così. Il professore di fisica invece era molto simile a me. Allora c'è stato un po' questo connubio. Infatti io quando ho cominciato a insegnare mi piace definire quel Vincenzo degli inizi un misto tra i due, cioè tra la professoressa Napoletano, molto rigorosa, e Gian Noccaro, molto simpatico. Io sono venuto fuori come un po' un misto e poi ho trovato naturalmente il mio stile. Quindi se vuoi, io la scienza l'ho vissuta con questa doppia faccia della medaglia, no? Di rigore e contemporaneamente di bellezza, di spettacolo, insomma, di emozione. Certo. Parliamo invece del mestiere del docente. Sono molti docenti che non sono d'accordo con la visione del docente, del mestiere del docente come una vocazione. Lei che ne pensa? Che sbagliano, che è una vocazione, che lo deve essere, altrimenti assomiglierebbe a tanti altri mestieri nei quali non c'è quella responsabilità nei confronti delle giovani generazioni. In questo il mestiere del docente è diverso. Cioè, per esempio, il mestiere del medico, anche questo deve essere una vocazione, perché tu hai una responsabilità enorme nei confronti della vita stessa, no? Salvi le vite, oppure le condanni. Il docente dà spazio a quella parte ancora che si deve sviluppare di noi quando siamo giovani e quindi ci fa credere in noi stessi, ci fa sognare, ci forma. Ci redarguisce anche il buon docente, non è che il buon docente è soltanto buono, il buon docente è anche severo, parlavo della prof di matematica prima, quindi per questo deve essere una vocazione. Poi attenzione, è chiaro che uno si può anche avvicinare a questo mestiere con curiosità e trovarlo talmente piacevole da rimanerci dentro completamente. In questo senso potrebbe non nascere come una vocazione, ma se quel tipo di sensazione non la si ha è meglio abbandonare la scuola. Chiaro. E qualche giorno fa il filosofo Galimberti addirittura ha detto che non basta un concorso per diventare docenti, ma ci vogliono addirittura dei test di empatia. Lei che ne pensa? È d'accordo? Allora, questa cosa l'avevo letta già un po' di tempo fa, detta da Galimberti, e vorrei capire come realizzarla. Cioè, chiaro, l'idea è bella, però scendere al pratico, certo. Cioè è chiaro che fare delle... Ecco, chi dovrebbe fare questi test? Chi dovrebbe ascoltare questi docenti? Io sono più del parere, noi per esempio quando diventiamo docenti, ricordo che io ho fatto il tirocinio, no? Il tirocinio consisteva semplicemente nell'entrare in classe e affiancare un altro insegnante. L'ho trovata un po' passiva come cosa. In realtà forse quello è un momento importante, cioè quando il docente si forma, dato che c'è la
io ho fatto la SIS, adesso non so, la SIS sarà cambiata naturalmente, chiaro, TFA c'è stato altro. Cioè, che cosa si dà al docente per diventare tale? Se fanno fare corsi su corsi? Psicologia? Docimologia? Chiacchiere? Sempre ste chiacchiere? Forse in quello Galimberti vorrebbe dire, più che fa ste chiacchiere, facciamo fare qualcosa che sia più pratico. Cioè facciamo vivere a questi docenti del futuro la realtà scolastica, l'esperienza, perché i docenti che insegnano a scuola sanno quanto sia difficile. Lo possono, è molto difficile essere insegnante, è molto complesso, quindi non è facile avere a che fare con gli studenti del passato, specialmente quelli di ora che sono molto demanding, direbbero gli inglesi, esigenti. Ecco perché più che test, eccetera, io farei fare un periodo di apprendimento lungo all'interno della scuola, con affiancamento, ma con prove, buttati, insegna, mettiti al posto mio, vediamo che sai fare, provati, stressati a livello di persone, cerca di capire se veramente questo è il tuo ambiente. Ecco, questo farei, che mi sembra un po' più, però bisognerebbe approfondire quello che pensa il professor Galimberti, che magari è altrettanto valido, sì, assolutamente. Certo, e invece come sta andando con l'odio social? Sappiamo che lei è stato bersaglio da parte di molti colleghi, sia social sia fuori dai social. Perché secondo lei dà fastidio a qualche collega? Dà fastidio il successo. Sì, dà fastidio il successo in generale, ma non solo ai colleghi. Cioè, quando tu vedi una persona di successo, ad esempio, anche in una stessa scuola, diciamoci la verità, all'interno di una stessa scuola, cioè, quando c'è un docente che si distacca dagli altri, non viene visto bene. Immagina me, tutto sto casino, tutto sto casino che ho creato. Ovviamente do ancora più fastidio, però, sottolineiamo, io lo dico tante volte, qui stiamo parlando di una sparuta, esatto, minoranza, perché dire, io i docenti, i colleghi li conosco, sono persone che amano il cambiamento, la bellezza, l'allegria, perché sono allegri loro, cioè c'è tanta gente, ci sono tanti docenti che hanno un atteggiamento molto positivo nei confronti di una scuola ancora vecchia, burocratica e che paga poco l'insegnante, perché questa è la verità, cioè si parla sempre, aumenti de che, e invece tanta gente bella c'è e tanta gente che mi ama, poi c'è quella che, alla quale dà fastidio il successo, ma questo vale in generale. Non soffermiamoci magari ma figurati, su anzi salutiamoli, un bacio. Invece qual è il rapporto con i genitori dei suoi alunni? Bellissimo. Allora, i genitori dei miei alunni, naturalmente, è chiaro che di solito mi chiedono un po', poi prof, complimenti, prof, mi può firmare il libro, così. No, però molto molto bello. In generale, diciamo che io con i genitori ho un atteggiamento, ho un rapporto bello perché sono schietto. Io sono molto schietto con i genitori, i miei studenti, ma perché non dico, cioè quando lo studente va male, dico, oh, state vedendo che sta facendo a casa? E sai che cosa mi rispondono? Fa poco. Mio figlio fa poco, professore. Allora, quando si parla con i genitori, tiriamo fuori una sorta di osservazione speciale che noi docenti e loro hanno sui loro figli. E loro lo sanno, che alla fine è così. È chiaro che è un mondo di genitori super impegnati, che lavorano, che stanno sempre incasinati, eccetera. Però i genitori sono anche molto attenti ai loro figli e amano parlare schiettamente anche con i prof. Bene, grazie a Vincenzo Schettini, a la musica che ci piace, in bocca al lupo per il tuo. Crepi, ciao belli.